Ciao a tutti e benvenuti nel canale YouTube della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video, amici, voglio farvi il mio resoconto del Giocaosta 2024. Voglio raccontarvi cos'è successo, cosa mi è successo, cosa ci è successo a noi della Maschera Riposta durante questo evento ludico, che è uno degli eventi ludici, possiamo dirlo, più importanti d'Italia, uno dei più forse intensi, almeno per quanto ci riguarda. Quest'anno va detto che è stato fin troppo intenso per noi, eh? Voglio dirvi subito che a partire dall'anno prossimo cambieremo alcune delle regole d'ingaggio, per così dire, per partecipare alle nostre attività. Però nonostante siano stati 4 giorni molto faticosi per noi, come immaginiamo ancora di più anche per tutti gli organizzatori dell'evento, sono stati dei giorni veramente straordinari, pieni di bei momenti, pieni di begli incontri, pieni di formazione di nuove amicizie, di consolidamento di vecchie amicizie. Insomma, sono stati momenti in cui la nostra passione per il gioco da tavolo ci ha veramente uniti, ci ha veramente fatti sentire, credo almeno, questo è quello che appunto sento di poter dire per quanto riguarda me, che ci ha fatto sentire veramente parte di un gruppo, di qualcosa di speciale, di una comunità veramente, veramente speciale. Allora, cosa abbiamo fatto in questi giorni, ragazzi? Allora, vi voglio dire che venerdì 9 agosto abbiamo cominciato subito, il primo giorno di Giocaosta, con un bel gioco importante, forse il nostro gioco prediletto fra quelli usciti negli ultimi mesi, ovvero Studiosi a Sud del Tigris, Scholars of the South Tigris. Ci abbiamo giocato insieme a Muriel, a Lorenzo e a Luca, che ringrazio per la partecipazione, ovviamente. E nel frattempo, mentre vi parliamo dei giochi che abbiamo giocato, appunto, vi facciamo anche vedere qualche immagine a supporto, diciamo. È stata una partita veramente, veramente divertente. Nel pomeriggio di venerdì 9 abbiamo giocato ben 2 volte a Wingspan, la prima volta con Monica, con Kevin e con Simone, e la seconda volta con Muriel e Lorenzo di nuovo, e con Mattia, Luca e Elena Sofia. Quindi grazie ancora una volta a tutti per la partecipazione. Sapete che Wingspan è un nostro grande classico, è un grande classico tra i nostri giochi preferiti, e non è mancato in nessuna edizione del Giocaosta. In tutte le edizioni del Giocaosta abbiamo giocato a qualche partita a Wingspan, e penso che sarà così anche per le edizioni dei prossimi anni. Amici, sabato 10 agosto abbiamo compiuto un'impresa incredibile, ragazzi. Questo proprio mi sento di poterlo sottolineare senza timor di stare esagerando. Abbiamo intavolato niente poco di meno che Egemoni, ragazzi. Abbiamo iniziato a intavolarlo alle 9:30. Dovete sapere che Giocaosta ufficialmente apre alle 10, ok? È una roba, tra l'altro, tutte le volte che mi chiedono il feedback, tra l'altro io che sono una creatura diurna, dico sempre, come tra i suggerimenti, le critiche, eccetera, scrivo sempre: per somma cortesia aprite prima delle 10, cioè cosa faccio prima delle 10? Mi giro i pollici per ore dopo che il sole è già sorto? Cioè almeno iniziate alle 9, forse per me, fossi io il capo di Giocaosta, comincerebbe alle 8 proprio, almeno fatelo iniziare, cioè alle 10 proprio a metà mattina se n'è già andata. Ma vabbè, chiusa parentesi, questa è una roba che condivideranno appunto solamente le creature diurne all'ascolto. So che diciamo il mondo si divide fra creature diurne e creature notturne, no? Io appartengo alla prima categoria. Comunque, visto che Egemoni non dovevamo prenderlo in prestito dalla ludoteca, che appunto apriva alle 10, ma la copia c'è stata gentilmente prestata da Michael Masoni. Michael, ti mando un ringraziamento, un abbraccio, un personaggio veramente incredibile che si occupa di tutta la parte relativa ai blogger, ai content creator, sempre presente, sempre attento, sempre pronto a venirci incontro in cambio di niente. Caro Michael, sei veramente una persona straordinaria, e ti voglio ringraziare anche quest'anno, come ho fatto gli anni scorsi. Ecco, siccome Michael mi ha prestato la copia di Egemoni, non era una copia, diciamo, della Ludo
ludoteca, me la sono fatta dare la sera prima, ok? E alle 9, ragazzi, ero già lì con la mia copia di Hegemon in mano, solo che il padiglione dei creator in teoria veniva aperto alle 10. Sono andato a chiedere che me lo aprissero un po' prima, no? Sperando che mi facessero cominciare un po' prima. Ci si poteva mettere comunque su un tavolo esterno e non sarebbe stato un problema. All'inizio mi hanno detto non se ne parla, devi aspettare fino alle 10, poi è arrivato proprio in men che non si dica teletrasportato da chissà quale altre parte del mondo, è arrivato Mikael, appunto, il responsabile dei conti dietro, e mi ha aperto e ci ha aperto subito il padiglione. Quindi abbiamo cominciato a prepararlo, ragazzi, alle ore, diciamo, dalle 9:15 alle 9:30 più o meno. Abbiamo finito la partita, ragazzi, partita a 4 a Hegemony, con due persone che non ci avevano mai giocato, però va detto, e abbiamo finito, cos'erano, le 3 probabilmente? Probabilmente erano le 15, ok? Quindi ci abbiamo messo più di 5 ore senza pause, eh? Non siamo mai andati in bagno, non siamo mai andati a mangiare, non siamo mai andati proprio... Ci siamo dimenticati dei nostri bisogni primari, ragazzi. E questo ci fa capire diverse cose. Intanto che Hegemony è un mattonazzo, punto primo. Però, insisto, c'erano due persone che non ci avevano mai giocato. Secondo me, rodando un po' il gruppo di gioco, si può stare su tempi più ragionevoli. Però questo cosa ci fa capire, oltre al fatto che Hegemony è un mattonazzo? Anche il fatto che è un gioco estremamente coinvolgente. Estremamente... che ti fa dimenticare, appunto, che hai dei bisogni primari da soddisfare. Dobbiamo ancora parlarne sul canale, ma ne parleremo, quindi rimanete sintonizzati e sarà veramente interessante. Sapete cos'è, sapete di che cosa si tratta, no? Hegemony, velocissimamente, è un gioco fortemente asimmetrico che simula, diciamo, la vita politica, economica e sociale di uno stato contemporaneo, diciamo di una contemporanea democrazia liberale, ecco, mettiamola così. C'è la classe operaia, c'è la classe dei capitalisti, o per meglio dire dei grandi imprenditori, c'è la classe media e c'è lo Stato. No, questi quattro giocatori giocano in maniera completamente diversa, o almeno in gran parte in maniera diversa, hanno obiettivi diversi, ok? E appunto lottano per la supremazia, per così dire, in questo Stato. Si ottengono punti vittoria, ognuno li ottiene in modo diverso, no? Lo Stato deve cercare di accontentare le altre quattro classi e di risolvere i problemi che di volta in volta ogni Stato si trova ad affrontare, le crisi, no? siano esse climatiche, sociali, economiche, che uno Stato si trova a dover affrontare. La classe dei grandi imprenditori deve accumulare capitali, quello è il modo in cui fa punti. La classe operaia e la classe media fanno punti rendendo prosperi i propri appartenenti, quindi dando loro la possibilità di usufruire di istruzione, di salute. Ragazzi, è veramente un gioco molto interessante, Hegemony, che il cui interesse va al di là delle sue meccaniche, che comunque non sono meccaniche, come dire, plain, sono meccaniche comunque degne di nota, però appunto il suo interesse va ben oltre, insomma, ciò che semplicemente offrono le sue meccaniche, no? È un interesse che si lega al fatto a come queste meccaniche poi esprimono dei concetti, dei valori legati al nostro vivere comune. Ma ci sarà modo di parlarne, appunto, intensamente e fortemente nei mesi che verranno. Ragazzi, dopo un'esperienza come quella di Hegemony, uno penserebbe che, no, dopo 5 ore ininterrotte di partita, uno abbia bisogno di un po' di riposo, no? Che stacchi per qualche ora, ma che? Ma assolutamente no, amici, perché abbiamo fatto ben 2 partite nel pomeriggio di sabato 10 agosto a Everdell. Ragazzi, vi voglio dire... che qua devo chiedere scusa a chi ha partecipato alla prima di queste partite a Everdell, perché, ragazzi, ho fatto un errore fatale. Cioè, io avevo detto ai partecipanti che questa partita sarebbe stata alle 15, tra l'altro anche qui nel mio promemoria è alle 15, quindi sono proprio più scemo di quello che pensassi, ma in realtà, cari Davide, caro Alessandro, c'era una terza persona di cui non ho annotato il nome qui, e chiedo perdono, adesso vado a cercare il nome di quest'altra persona, perché non è giusto nominare tutti tranne lui, quindi mi basta andare sulla mia, eccola qua, sulla mia, allora, eravamo io, Alessandro Belotti, Davide e Marcello, perfetto, ho i nomi di tutti. Ecco, cari amici, mi scuso tantissimo, mi sono già scusato lì dal vivo, ovviamente, mi scuso ancora di più in questa circostanza, perché, ragazzi, sono arrivato alle ore 16, anzi dopo le ore 16, convinto che questa partita fosse alle 16, ok? Che la prima partita a Everdell fosse alle 16 e la seconda alle 17:30, invece la prima l'avevo fissata in realtà alle 15, ragazzi.
ragazzi. Quindi mi spiace tantissimo se siete stati lì un'ora, più di un'ora ad aspettare il mio arrivo. Ma guardate, io al posto vostro dopo un quarto d'ora avrei preso e me ne sarei andato imprecando contro tutto e tutti. Quindi grazie mille per la vostra dedizione, ok? E scusate ancora, mi scuso con voi qui pubblicamente. E abbiamo rigiocato a Everdale subito dopo, appunto attorno alle 18 saranno state, assieme a Filippo e Massimo, due partecipanti al Gioca Aosta, almeno al nostro tavolo del Gioca Aosta, fin dalla prima volta in cui abbiamo partecipato 2 anni fa. Quindi grazie Filippo, grazie Massimo per essere delle presenze costanti al nostro tavolo. Amici, domenica 11 agosto alla mattina abbiamo giocato a Newton con Monica, Leonardo e Marta, ok? Quindi... Ma tra l'altro Leonardo e Marta, non avevate giocato a qualcos'altro anche prima voi? Scusate, dov'è? Fammi vedere, perché non vi ho? È stata la vostra prima partecipazione quella lì? Sapete che ho dei dubbi? Sapete che ho dei dubbi grossissimi su questa cosa? Vabbè, insomma, comunque, Leonardo e Marta hanno partecipato a questa partita appunto insieme a Monica. Newton è un gioco che, come sapete, di cui abbiamo parlato ampiamente molto tempo fa qui sul canale, l'abbiamo anche recuperato però recentemente, abbiamo anche giocato una partita, abbiamo fatto anche un gameplay con Martina, è uno dei giochi nostri insomma preferiti della squadra di autori che poi ci ha dato anche Darwin's Journey, però noi personalmente preferiamo Newton. È stata una partita molto molto divertente. E il pomeriggio abbiamo giocato 2 volte a Castelli della Borgogna. La prima volta hanno partecipato Muriel, Lorenzo, Graziano e Cecilia, che hanno giocato assieme. È stata una partita epica e straordinaria, anche perché ho vinto io, se non ricordo male. Forse è l'unica volta in cui ho vinto io. Io sono una frana, ragazzi, dal punto di vista della strategia. Non sono qui a spiegarvi come vincere i giochi, ogni tanto ve lo dico. Sono qui a spiegarvi come funzionano i giochi, a farvi delle analisi critiche, a fare il critico. Non sono qui a fare il consigliere strategico. Anche se sapete che forse dei contenuti a riguardo li voglio produrre prima o poi, dei contenuti in cui vi spiego non come vincere ma come perdere bene. Secondo me potrebbe essere una bella idea, no? Tutti spiegano come vincere, spieghiamo anche come perdere. È chiaramente un contenuto che manca nell'etere. Comunque, la prima partita a Castelli, Lorenzo appunto e Muriel, Graziano e Cecilia. Seconda partita a Castelli della Borgogna, Leonardo, Marta e Kevin Bertini. Grazie mille a tutti i partecipanti. Kevin lo ringrazio particolarmente perché mi ha anche presentato in diversi momenti, mi ha parlato in diversi momenti del prototipo di un suo gioco. Purtroppo non sono riuscito a provarlo, non ho avuto tempo per provarlo, però insomma grazie per avermelo spiegato, per avermelo presentato, caro Kevin, e ci saranno altre occasioni, ne sono convinto, per parlarne in futuro. Lunedì 12, amici, con Muriel, Lorenzo, Leonardo e Marta, i più presenti forse in assoluto ai nostri tavoli, abbiamo giocato ad Architetti del Regno Occidentale in 5. Ragazzi, era la prima volta che ci giocavo in 5, ci ho giocato 1000 volte in 2, qualche volta in 3, forse una volta anche in 4, ma non ci avevo mai giocato in 5, e devo dire che in 5 forse il gioco rende al meglio delle sue possibilità. Ragazzi, Architetti è un gioco che rende bene, soprattutto se lo si gioca senza espansioni. Con le espansioni magari, non lo so, con entrambe le espansioni forse in 5 sarebbe stato un po' un casino, sarebbe stato anche un po' più lungo, diciamo, però senza le espansioni secondo me in 5 è la morte sua. È stata veramente una partita molto divertente. Architetti è un piazzamento lavoratori un po' sui generis, no? Dove c'è molta interazione fra giocatori, perché i giocatori partono con tanti lavoratori ma nel corso della partita li spendono senza mai direttamente recuperarli, non c'è una fase di recupero dei lavoratori come avviene in tanti altri giochi, come per esempio Everdell, Viticulture, è un classico, no? Dei giochi di piazzamento lavoratori in cui c'è una fase di recupero, per così dire, di questi lavoratori. In Architetti non c'è, però gli altri giocatori tramite un'azione possono catturare i lavoratori che hai già messo sulla mappa, no? A quel punto li devi liberare, li puoi anche liberare tu stesso, però costa un'azione, cioè il fatto di liberare i tuoi lavoratori, di renderli nuovamente disponibili, costa un'azione e va fatta in momenti, no? È un gioco in cui il tempismo è veramente veramente importante. Ragazzi, nel pomeriggio di lunedì 12 agosto, io e Martina abbiamo fatto una roba assolutamente scriteriata e temeraria. Ci siamo iscritti al torneo di Marco Polo, di The Voyages of Marco Polo, sulle tracce di Marco Polo, ok? C'erano anche Leonardo e Marta, tra l'altro, come piccolo il mondo. E allora, non mi ricordo i loro piazzamenti di Leonardo e Marta, non mi ricordo neanche il nome del vincitore, mi perdonerà.
Però mi ricordo che Martina è arrivata quarta, medaglia di legno, ragazzi, ultimamente va molto di moda, fossero state le Olimpiadi Mattarella l'avrebbe ricevuta. Io sono arrivato terz'ultimo, che è un piazzamento veramente incredibile, cioè superiore a qualunque mia aspettativa. Tra l'altro, ragazzi, era un momento terribile, non vedevo l'ora che finisse, adesso mi scuso con gli organizzatori, ma faceva un caldo tremendo. No, eravamo forse nel punto più caldo di tutta la città, ero stanchissimo per tutto quello che avevo fatto in precedenza, quindi ecco, la mia scusa è questa, non che se fossi stato fresco avrei fatto meglio, però diciamo la mia scusa per giustificare il mio essere arrivato terz'ultimo sarà assolutamente questa. Allora amici, questa era la nostra programmazione ufficiale delle partite, no? Quindi questo è tutto ciò a cui abbiamo giocato, ok? Per quanto al nostro tavolo, al tavolo della maschera riposta. Tra l'altro, piccola parentesi, mi fregio di poter dire, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, che sono l'unico content creator che organizza in maniera così serrata le attività al suo tavolo. Gli altri content creator, come dire, giocano, no? Coinvolgendo magari anche altre persone, ma insomma, in maniera del tutto estemporanea, no? Penso che non ci sia nessun altro che fa questa organizzazione così serrata, che organizza queste attività con così tanto anticipo, permettendo a chiunque di incastrarle nel suo scheduling, diciamo, nella sua agenda, ed è una cosa di cui siamo molto molto fieri, ok? Però dicevo, non abbiamo fatto solamente questo, no? Il bello di Gioca Aosta è anche, diciamo, andare in ludoteca, prendere giochi, provare giochi nuovi e particolari. Per esempio, abbiamo avuto l'occasione di giocare a Finca, che è un gioco che recentemente è stato ripubblicato o sta per essere ripubblicato, adesso non mi ricordo se è già stato ripubblicato o meno. È un gioco veramente curioso, con un sistema di selezione delle azioni veramente particolare. È un gioco di conversione di risorse in contratti, la meccanica base è molto semplice, però ha un curiosissimo sistema di selezione delle azioni, quindi probabilmente prima o poi me ne approprierò e ne parleremo diffusamente qui sul canale. Abbiamo anche giocato io e Martina a Sky Team, una serata dopo cena, una nottata dopo cena nella hall dell'albergo. Abbiamo giocato a Sky Team. Sky Team è un gioco che recentemente ha vinto moltissimi, moltissimi premi, forse ha vinto addirittura lo Spiel des Jahres, adesso non mi ricordo esattamente, ma mi pare di sì. È un gioco cooperativo, no? In cui i giocatori, è per due giocatori, i giocatori interpretano pilota e copilota di questo aereo che bisogna far atterrare, no? Sembra una roba molto semplice, in realtà bisogna tenere presente mille variabili, e la potenza dei motori, e il momento in cui vengono attivati gli elettroni, e il momento in cui vengono attivati i carrelli, e l'assetto dell'aereo, e la velocità, e il fatto, le eventuali collisioni con altri aerei, cioè bisogna tener conto di mille variabili. È un gioco di piazzamento dadi, no? In cui mentre piazzano i dadi, i due collaboratori, pilota e copilota, non possono parlarsi, no? Quindi devono, in base a cosa sta facendo l'altro, alle sezioni che ha scelto per prima o per dopo, ai valori dei dadi che ha messo giù, bisogna cercare di coordinarsi, no? In maniera silente, per così dire. È un gioco veramente veramente interessante, ragazzi. Non escludiamo, abbiamo fallito miseramente, ovviamente, alla nostra prima partita. Il nostro aereo è atterrato con un assetto del tutto improprio, quindi in pratica abbiamo fatto un incidente tremendo che ha ucciso tutti i passeggeri. Chiedo scusa ai passeggeri del nostro aereo di linea, anche voi però, mettervi su un aereo guidato da me, insomma ve la siete andata a cercare un po', Comunque io ero il pilota o il copilota? Ero il copilota forse io, vabbè, in ogni caso ci siamo schiantati, ragazzi, però vabbè, forse in futuro appunto ne riparleremo, perché io non amo molto i cooperativi, però devo dire che questo mi dà un po' l'impressione che sia un gioco che una volta risolto non abbia più niente da dire, una volta vinte due o tre partite non abbia più niente da dire, però magari qualcuno di voi mi potrà smentire, ok? Un altro gioco che abbiamo provato in maniera così appunto estemporanea, al di fuori, diciamo, delle partite programmate, è stato Anamikoji. Ragazzi, ci siamo molto divertiti con Anamikoji. Anamikoji è un gioco molto vecchio, un gioco per due. Un gioco, diciamo, molto matematico, no? Una specie di variazione sul tema di Bats Online o di Lost Cities di Rainer Knizia, ok? È un gioco in cui c'è questa fila di geishe, no? Bisogna cercare di influenzare queste geishe in maniera da persuaderle a venire dalla nostra parte, per così dire, vabbè, potrebbe avere qualsiasi tema, ok? E queste geishe vengono persuase
diciamo, mettendo in gioco gli oggetti a cui sono più affezionate. La cosa più interessante è che i due giocatori hanno quattro azioni diverse fra cui scegliere. O scartano due carte dalla loro mano, o ne mettono in gioco una di nascosto, o scoprono tre carte, una la sceglie l'avversario, due se le tengono loro, o mettono sul tavolo quattro carte divise in gruppi di due, l'avversario ne sceglie una, loro si tengono le altre due. Cioè, bisogna veramente. Cioè, ha un sistema anche, cioè, uno spaccacervelli, pur essendo un gioco molto semplice, anche relativamente breve, l'abbiamo trovato veramente uno spaccacervelli, ok? E questo è un gioco che comprerei volentieri, di cui parlerei volentieri. Non si trova facilmente in giro, bisognerebbe prenderlo di seconda mano, perché appunto è un gioco molto vecchio che forse non viene ripubblicato da un po', ok? Comunque, amici, anche a questo gioco abbiamo giocato al Giocaustro, non abbiamo comprato niente quest'anno, devo dirvi la verità, non abbiamo comprato nessun gioco. Al Giocaosta non si va tanto per comprare, però c'è anche una parte, diciamo, dello stand principale di fianco alla ludoteca dove ci sono anche giochi in vendita e gli anni scorsi ho sempre comprato qualcosina, no? Quest'anno non sono riuscito a comprare niente, complice anche il fatto che mi sono preso chiaramente troppi impegni, ok? Ho preso, guardate, quattro biglietti della lotteria, giusto per supportare, non ho vinto niente purtroppo, sono stato sfortunatissimo, giusto per supportare ovviamente gli sforzi dei ragazzi del Giocaosta. Però ragazzi, dovete sapere che mentre io ero impegnatissimo a organizzare tutte queste partite di cui abbiamo parlato, Martina è andata a provare due giochi che venivano presentati in anteprima ai creator. Quindi sapete cosa farò adesso? Adesso darò la parola a Martina, che sarà lei a raccontarvi che giochi ha provato e che sarà lei a dirvi che impressioni ha avuto di questi giochi. Ciao a tutti, io sono Martina e come secondo membro della Maschera Riposta, quest'anno ho avuto modo di provare in anteprima ben due giochi. Il primo gioco che ho provato è stato Mesos nella splendida cornice del Criptoportico. Mesos non è nient'altro che un gioco di selezione carte da display comune e set collection, dove i giocatori interpreteranno un capo tribù che costruirà la tribù più grande per far fronte a degli eventi che man mano si manifesteranno nel display comune. Il secondo gioco che ho provato invece è stato Botanicus nel salone ducale dell'Hotel de Ville. Botanicus è un gioco di selezione delle azioni che ti permette di muoverti in un tracciato e di compiere delle azioni, azioni che ti permetteranno di piantare piante e farle crescere in modo da soddisfare gli ordini. Entrambi i giochi mi sono piaciuti, Mesos per il suo tema storico, invece Botanicus per la sua corposità. Mi piace moltissimo muovermi lungo i tracciati e comporre la mia plancia di gioco. Bene ragazzi, quindi questa è stata la mia esperienza quest'anno al Giocaosta, la mia esperienza e l'esperienza anche di Martina, come avete appena ascoltato. Io voglio ringraziare tantissimo tutti quelli che hanno partecipato, quindi vediamo se riesco a nominarli tutti una volta ulteriore, vediamo un po': Muriel, Lorenzo, Luca, Sergio e Monica, Kevin, Simone, Matteo. Mattia, Luca, Elena Sofia, Leonardo, Marta, Filippo, Massimo, Davide, Alessandro, Marcello, Leonardo e Marta, Graziano, Cecilia, chi mi manca? Kevin, penso di averli nominati tutti, spero di averli nominati tutti. Questi sono tutti coloro che hanno partecipato appunto alle nostre giocate. Ringrazio anche tutti coloro che mi hanno naturalmente fermato per un saluto, per una foto, per un selfie, ce ne sono stati tantissimi. Grazie mille, anche se non hanno partecipato direttamente alle partite al tavolo. Sappiate che l'anno prossimo le cose cambieranno, ragazzi. Intanto cercherò di organizzare anche meno partite per partecipare a un po' di più di attività, insomma, del Giocaosta, no? L'organizzazione del Giocaosta fa mille cose, e le cacce al tesoro, e gli investigativi, e l'escape room, e questo e quello. Non che io brami dalla voglia di partecipare a una caccia al tesoro, un escape room, però qualche evento che mi interessava c'era, no? Gli eventi dentro i musei, arte in gioco, queste robe qui. Però alla fine non partecipo mai a niente perché ho troppo da fare con gli eventi che organizzo io. Ecco, magari in futuro mi piacerebbe anche partecipare a questi eventi, magari vivere un po' di più la città. Quindi vi anticipo, ma ne parleremo diffusamente in occasione della prossima edizione, che la prossima edizione la regola sarà una partita a testa, una partita a cranio, ok? Se dovete scegliere appunto uno dei giochi, diciamo, che programmeremo e potrete fare solamente una partita a quel gioco, ok? Ma vabbè, ci sarà occasione per parlarne meglio in futuro. Io ringrazio tantissimo ancora tutti i partecipanti, ringrazio tantissimo l'organizzazione, è una manifestazione veramente
veramente incredibile. Vi voglio dire, lo so che i content creator, quelli bravi, fanno le live direttamente da live, fanno il reel e vanno su Instagram e fanno vanno su TikTok e fanno... Ma ragazzi, io sono un boomer, anzi no, tecnicamente io sono generazione X, però vabbè, sono un boomer che casualmente è nato negli anni della generazione X, ok? Quindi per una serie di accidenti è nato nella generazione sbagliata, quindi amici, portate pazienza. Cercheremo di migliorare in futuro, eh? Guardate, a Essen mi porto il microfonino per il cellulare, qui lo dico e non lo nego, e cercherò di farvi dei contenuti anche direttamente dalla fiera. Vediamo se riesco a superare questa barriera, diciamo, e a uscire da questa mia comfort zone, ok? Grazie mille per aver guardato questo video, amici, grazie ancora a tutti i partecipanti al Gioco Aosta, ci vediamo per i prossimi contenuti qui sulla Maschera Riposta e ci vediamo naturalmente l'anno prossimo ad Aosta per la prossima edizione di questa manifestazione. Grazie a tutti, ciao a tutti, ci vediamo ai prossimi video.